C'erano tanti che volevano che H, oggi in Italia, sparisse dalla circolazione. I 30, circa 30 soci che ogni anno cambiavano parere, non si poteva andare avanti. Oggi sono tre persone sedute a questo tavolo che decidono chiaramente con la loro amministrazione alle spalle e la società alle spalle. È tutto diverso. Si può finalmente parlare di professionalità. Qui c'è tanta professionalità. E quindi lasciatemi dire che sono contento che siamo arrivati a questo punto. Se c'è solo ideologia o non si vuole capire quello che si dice, allora quello a me piace un po' meno, per me è una grossa perdita di tempo. Invece in questo caso sono andati in 15 comuni, in 3 università e oltre 10 associazioni sono state interpellate. E mi stavano dicendo prima che sono arrivate almeno 60, circa una sessantina di domande e parecchie di queste cose che sono state chieste, mi sta dicendo che sono state inserite nel piano industriale. Quindi devo dire che hanno fatto un lavoro eccezionale. Tenete presente, questo è un piano industriale importantissimo, enorme, fa paura probabilmente per le nostre due amministrazioni, almeno io parlo per Busto Arsizio sicuramente. Però devo dirvi anche che con loro, con CAP, parliamoci chiaro, CAP è in questo caso. Parlo di Michele Falcone, sono un po' più tranquillo. So dove vanno a finire i nostri soldi e so con quale scopo e so le loro società come vanno. Ecco perché sono abbastanza tranquillo su questo e sapete che io quando devo tirare fuori qualche soldo, impazzisco perché i conti purtroppo li so fare e ultimamente è difficile arrivare al pareggio. Comunque, niente, Busto Arsizio c'è. Grazie per il percorso che avete fatto, grazie per l'impegno e la professionalità che ci avete messo tutti e andiamo avanti.